Che cos'è il male? Spesso si tende a identificare il male come un concetto astratto. Nel nuovo mondo, in cui sempre meno persone sono religiose, quando si parla di demoni, diavolo o quando si prova a identificare il concetto di male, le persone tendono a identificarlo nelle azioni degli esseri umani o in un pensiero molto astratto che non si avvicina di certo alla storia delle religioni che identificano i demoni, invece, come esseri. Ma se invece esistesse una vera e propria entità che incarna il male, se invece il male proprio a livello universale esistesse, se i demoni non fossero il pensiero astratto delle nostre azioni, ma vere e proprie entità? Ebbene, in questo video andremo alla ricerca dei misteri della demonologia e proverò, nel mio piccolo, a fare un excursus storico che spieghi la presenza demoniaca in ogni testo, in ogni religione antica e la costante che accomuna la presenza di questi esseri all'interno della storia delle religioni. Perché esistono le stesse identiche metriche culturali e religiose all'interno di popoli antichi lontani nel tempo e nello spazio che non sono mai entrati in contatto fra di loro? Chi sono i demoni? Quanto andiamo indietro rispetto all'Antico Testamento, come venivano chiamati e soprattutto cosa sono le possessioni? E se sono solo ed esclusivamente il frutto di disturbi mentali, perché una volta esorcizzato il soggetto guarisce? Che legame c'è fra alieni e demonologia? Domande trascendentali che attanagliano la storia dell'uomo da generazioni e che in questo video continuerò ad alimentare. Più naturalmente più il tempo è passato, ossia più un male si è radicato, anche in malattie normali noi vediamo che più tardi si scoprono e più difficile e più lunga è la cura. Certo. Anche in questo caso il primo esorcismo chiede al Signore di sradicare e fare fuggire, sradicare. Le dico un esempio, se me lo permette. Prego, una ragazzina di 14 anni è andata a un rito satanico per curiosità, accompagnata da una sua amichetta, e portata da una sua amichetta. Tornata a casa, graffiava, bestemmiava, tirava calci. I genitori immediatamente l'hanno portata a Roma da Padre Candido. Sono arrivati alle 2 di notte, hanno aspettato la Scala Santa fino alle 6 che si aprisse la Scala Santa. Poi hanno chiesto di Padre Candido, gli hanno detto è malato, lo sostituisce Don Amor, sono venuti a casa mia. Sono arrivati alle 8, io stavo già esorcizzando fino alle 12. Alle 12, quando avevo finalmente finito gli esorcismi, mi dicono c'è una ragazzina di 14 anni, per farla breve. L'ho esorcizzata, avevo con me un amico esorcista più in gamba di me e l'abbiamo esorcizzata insieme. Nel giro non più di 10 minuti, un quarto d'ora, abbiamo visto che questa ragazzina è crollata per terra. Allora gli abbiamo chiesto, hai perso le forze? Sì, completamente sì. Signore, ti ringrazio. Che cos'è la demonologia? A quando risale soprattutto la demonologia e in che modo può aiutarci a identificare la vera natura di queste cose? La demonologia è lo studio dei demoni all'interno del credo religioso e del mito. A seconda del contesto può riferirsi a studi di teologia, dottrina religiosa o occultismo. In molte fedi riguarda lo studio di una gerarchia di demoni e guarda caso in ogni fede è presente uno o più demoni. Secondo il credo ci sono vari tipi di demoni, anime umane, non umane e quindi esseri che non hanno mai avuto un corpo, spiriti disincarnati e di altra natura. I jinn del Corano sono creature antiche, molto antiche, che indicano nella religione pre-islamica e in quella musulmana un'entità sovrannaturale intermedia fra il mondo angelico e l'umanità, avente per lo più carattere maligno. E queste figure sono analoghe ad ogni testo antico e ad ogni culto religioso mai nato sulla terra. In età pre-islamica ai jinn veniva attribuita una notevole potenza ed erano ritenuti capaci di esprimere una devastante e spesso mortale cattiveria. Pensate che i ricercatori hanno trovato rapporti storici talmente antichi e proibiti che risultano anche difficili da tradurre. La cultura dei jinn si estese anche nella maggior parte dell'Africa ed è molto particolare il rapporto del folklore senegalese con questi esseri che avrebbero avuto il potere di sovrapporsi agli spiriti e diventare molto pericolosi se disturbati o offesi, proprio come se fossero esseri senzienti capaci di intendere e di volere, esseri capaci di offendersi.
per l'appunto, che potevano colpire le funzioni vitali dei colpevoli e avrebbero avuto il potere di privarli del NIT, ovvero della personalità. Pensate che secondo la cultura islamica esistono anche jinn buoni che sarebbero in condizione di benedire l'essere umano, perché già all'epoca del profeta Maometto alcuni jinn si sarebbero convertiti all'Islam ascoltando le parole rivelate dal profeta stesso, proprio come se fossero entità personificate. Ora, mi chiedo questo, e prendo come esempio i jinn, ma nel corso del video ci saranno molte altre costanti identiche, mi chiedo questo, se si tratta solo di stupide credenze religiose e mitologia, e questa domanda se la sta facendo un ateo, perché esistono i demoni in ogni religione del pianeta all'interno di culture che non si sono mai incontrate? C'è sia un aspetto filosofico sia un aspetto storico, un aspetto esistenziale e un aspetto religioso. E come per gli Anunnaki, per comprendere a fondo la storia della demonologia, dobbiamo andare in Mesopotamia nel 4000 a.C. per capire, signori, per capire che il concetto di demone biblico e soprattutto di inferno è un altro concetto che la Bibbia, ahimè, ha rubato alle antiche religioni mesopotamiche. L'incisione che state osservando è un'antichissima impressione di sigillo cilindrico sumero ospitata al British Museum, che ritrae il dio Dumuzid che viene torturato negli inferi dai demoni Galla. Secondo la mitologia sumera esisteva un posto fra questo mondo e l'altro dove abitavano esseri malevoli capaci di infestare il nostro pianeta come una piaga corrosiva che riempì il mondo di corruzione e malessere, un mondo abitato dai demoni Galla. Le antiche civiltà mesopotamiche credevano che il mondo infernale, il Kur, ospitasse molti demoni, che a volte vengono anche definiti progenie di Arali. Vatti a pesca chi fosse questo Arali fra alieni, Anunnaki ed esseri extradimensionali. Comunque, questi demoni a volte potevano lasciare gli inferi e addirittura terrorizzare i mortali sulla Terra. Una classe di demoni che si credeva risiedesse negli inferi era conosciuta come Galla, e il loro scopo principale sembra essere stato quello di trascinare gli sfortunati mortali a Kur. Esattamente come i demoni biblici che trascinano l'anima dei dannati all'inferno. Sono spesso citati nei testi magici e all'interno di alcuni antichissimi testi sumeri che li descrivono come sette esseri. Diverse poesie esistenti descrivono i Galla che trascinano il dio Dumuzid negli inferi, e l'impressione che state osservando ha qualcosa come 7000 anni. Allo stesso modo, signori, spostandoci nella regione che comprendeva grosso modo il Libano, Israele e parti della Siria e della Giordania all'incirca nel 4600 a.C., troviamo i Cananei, che, se parliamo di demoni, signori, non possono mancare. Pensate che loro se ne intendevano talmente tanto di demoni che offrivano i loro figli al Moloch e veneravano Baal, che divenne in seguito un demone biblico. L'origine dei demoni è correlata in primo luogo alla comparsa delle prime civiltà mesopotamiche e dalle primissime religioni abramitiche. I gruppi migratori che diedero vita nel corso dei millenni alla cultura cananea nascondono un enorme mistero. Provenivano dalle pendici dei monti Zagros nordoccidentali e si stabilirono nella zona adiacente al Mar Morto intorno al 4500 a.C. circa, esattamente come successe per i Sumeri, più o meno nello stesso periodo, che, tra l'altro, si pensa avessero la medesima provenienza ancestrale dalle medesime montagne di Iran e Iraq. I Cananei, signori, parliamo della popolazione intermedia fra i Sumeri, diventati poi Assiri, e gli antichi Egizi. I Cananei sono le genti che precedettero l'arrivo degli ebrei in Palestina, e questi signori, letteralmente, veneravano i demoni. All'interno di determinate sette, tuttora di stampo luciferino, si praticano ancora alcune tradizioni cananee. Come la maggior parte delle religioni antiche, come la stessa religione ebraica che, come abbiamo detto in passato, si ispirò a quella cananea, anche i culti dei Cananei erano disposti in una gerarchia piramidale a quattro livelli. Esiste un gran numero di divinità cananee che nel corso degli anni ne ispirarono altre. Lo stesso Baal, demone biblico, secondo le antiche religioni semitiche, era il dio della tempesta e risultava essere una delle divinità principali fra i Cananei. Quindi, sì, i Cananei avevano come principali divinità dei demoni biblici. È un fatto storico assodato. Rassicurante, non è così? Baal era corrispondente al dio Enlil fra i Sumeri, che diede vita alla discendenza Enlilita,
La mitologia mesopotamica e le religioni semitiche che precedettero e ispirarono quella ebraica sono molto raffinate e oscure. I cananei, per esempio, credevano che dopo la morte fisica l'anima si allontanasse dal corpo verso la terra di Mot, una terra oscura e di morte dove le anime dimoravano. Non avevano la concezione contrapposta di inferno e paradiso, ma conoscevano solo ed esclusivamente una sorta di inferno. E questo a spiegazione delle divinità controverse che veneravano e alle quali offrivano molteplici sacrifici umani. I corpi venivano seppelliti con corredi funerari e venivano fatte offerte di cibo e bevande ai morti per assicurarsi che non disturbassero i vivi. I parenti defunti erano venerati e talvolta gli si chiedeva aiuto tramite riti che oggi possiamo tranquillamente definire come vere e proprie sedute spiritiche e inni ai demoni. Durante queste sedute si facevano sacrifici e la maggior parte delle divinità cananee erano assetate di sangue. Il dio Moloch, praticamente, riceveva bambini in dono che secondo la tradizione dava alle fiamme degli inferi. Questo nel 4600 a.C., ok? In un tempo in cui, pensate, Yahweh, il dio degli eserciti di Israele, non era ancora il dio nazionale di Israele, solo ed unico dio, ma faceva parte di un pantheon molto più ampio di divinità, e lo stesso Yahweh, rubato dagli ebrei ai cananei, era il fratello di Baal. Come ho già spiegato nel video su Yahweh, quest'ultimo non era il dio supremo fra i cananei, bensì El, abbreviazione di Elion, era il padre di Baal e Yahweh, che erano fratelli. E questo la Chiesa te lo tiene nascosto. Nel ciclo di Baal, un'antichissima tavoletta ritrovata nella città cananea di Ugarit, si raccontano degli scontri fra queste divinità, precisamente fra Baal, che sconfisse Yam usando due armi magiche che vengono descritte nei testi antichi simili a robe che sparano dei raggi laser create per lui da Kotar Wa Kasis. Ora, chi pensate che fosse tutta questa gente? Voglio dire, accendete il cervello, ok? Le stesse armi che usavano le divinità cananee le ritroviamo all'interno dei poemi epici indiani, nel Mahabharata e nel Ramayana, dove, anche in questo caso, si racconta di scontri celesti fra divinità e demoni, che usavano armi laser, sempre su testi che hanno in ogni caso sempre più di 4000 anni, e penso che questa costante di cui vi sto parlando sia il fatto che troviamo le stesse identiche metriche religiose all'interno di ogni cultura esistente sia fondamentalmente disturbante, soprattutto quando chiarisci i dettagli. L'origine della demonologia a livello storico parte in questo modo e il Vaticano stesso è in possesso di testi talmente antichi e proibiti e forse rivelatori in merito alla vera storia delle religioni che vengono tuttora tenuti nascosti a tre mandate nell'archivio apostolico Vaticano. Dai Sumeri in ordine temporale ai Cananei arrivando alle religioni abramitiche, ebraismo, cristianesimo e quant'altro. Lo studio dei demoni, da un punto di vista cristiano, si basa principalmente sulla Bibbia, Antico e Nuovo Testamento, sull'esegesi delle scritture, gli scritti dei primi filosofi ed eremiti cristiani, la tradizione e sulle leggende incorporate da altre credenze. E ci sono praticamente due visioni per quanto riguarda la demonologia, quella adamitica e quella enochica. Quella adamitica suggerisce che le origini della prima demonologia greca dell'Antico Testamento leghi i demoni alla caduta dell'uomo causata dal serpente che sedusse Adamo ed Eva nel giardino dell'Eden, e quella enochica che lega i demoni alla caduta degli angeli nel periodo antidiluviano. Gli angeli caduti, no? Mentre alcuni studiosi pensano che l'intero insieme dei concetti correlati alla demonologia nel giudaismo siano stati influenzati dallo zoroastrismo. E qui, no? Procediamo avanti con la timeline passo dopo passo. Zarathustra, di cui ho già parlato, fu un profeta persiano che dopo aver visto un UFO su di una montagna, quello che venne descritto dalle scritture dello zoroastrismo come un globo luminoso proveniente da una nuvola che gli parlò e si identificò come Ahura Mazda, un UFO praticamente, questo tipo fondò lo zoroastrismo. Ecco, all'interno dello zoroastrismo troviamo i Daeva, entità sovrannaturali dalle caratteristiche maligne. E visto che si parla sempre delle stesse cose all'interno di ogni religione antica, il vedismo e quindi l'antichissima religione indiana aveva invece i Deva e gli Asura. Demoni, demoni ovunque, signori, e ogni testo antico parla della comparsa
non di un concetto astratto, attenzione, di quello che poi nel corso dei millenni, a suon di avere lo smartphone e TikTok aperto davanti agli occhi, abbiamo identificato come un concetto astratto e ci facciamo le risatine, ma parlano, questi antichi testi, di veri e propri esseri, di vere e proprie entità. Avendo una mente scientifica, ma direttamente proporzionale ad uno spiccato senso di umiltà a livello cosmico, capendo che noi della natura della realtà, proprio a livello quantistico, non ci abbiamo ancora capito niente, nel corso degli anni, studiando da autodidatta, sai com'è? Ho cominciato a non scartare l'ipotesi, signori, ok? Qualcosa esiste, non ho ancora capito bene cosa. Oddio, la storia delle religioni, a dire la verità, ci aiuta. Non ho ancora capito bene cosa, però qualcosa, signori, correlato a quelli che il mondo ha sempre chiamato demoni, esiste. Esiste, e vi consiglio vivamente, qualsiasi cosa sia, di starci alla larga. Il male esiste. Gli sono stati dati vari nomi nel corso del tempo, spesso alcune popolazioni hanno addirittura venerato, a volte anche inconsapevolmente, questo male, ma vi assicuro che esiste. La scienza, l'arrivo della scienza, l'arrivo della conoscenza di tante cose ci ha portato a immaginare il diavolo come un simbolo, il simbolo del male. Presumo che facendo lei l'esorcista non abbia a che fare con un simbolo, ma abbia a che fare con qualcosa di concreto. O sbaglio? Esatto, ho a che fare con un essere personale, intelligente, intraprendente, col quale ho delle discussioni, discuto con lui. Quando ho una persona posseduta dal demonio, l'interessante è proprio il dialogo che c'è tra l'esorcista e il demonio. Come ci si protegge dal demonio? È tanto importante che lei mi ricordi i carismatici, perché vede, quando una persona dubita, anche solo dubita, di avere un male di carattere malefico, cosa deve fare? Deve correre dall'esorcista? No, l'esorcista è l'ultima persona a cui ricorrere. Prima di tutto, se uno ha dei mali, deve ricorrere alle cure mediche. Se le vede che le cure mediche sono assolutamente inefficaci e che ci sono dei motivi per cui può dubitare di avere commesso degli errori che possono averlo introdotto, possono aver introdotto in lui dei mali malefici. Penso per esempio a una persona anche che sia stata minacciata di maleficio, una grande causa di, abbiamo nominato la macumba, il voodoo sono forme di maleficio. Allora cosa deve fare? Io la prima cosa che consiglio loro è di rivolgersi ai carismatici, ossia di rivolgersi a questi gruppi di preghiera in cui si fanno preghiere di guarigione e liberazione, e in cui se uno ha dei sintomi malefici, durante queste preghiere questi sintomi malefici si evidenziano. E allora sono gli stessi gruppi di preghiera che con le loro preghiere possono anche bastare per liberare la persona da questi mali, ma se questi mali sono più gravi, sono gli stessi gruppi di preghiera a indirizzare le persone all'esorcista. Sin dall'inizio dei tempi si narra di persone tormentate, di anime perdute in balia delle forze del male, e quello che ormai viene definito come stato alterato di coscienza viene presentato nella storia delle religioni da tempo immemore. Pensate che l'idea della possessione demoniaca è talmente radicata all'interno del pianeta Terra che in uno studio del 1969 finanziato dal National Institute for Mental Health si è scoperto che le credenze di possessione spiritica esistevano nel 74% di un campione di 500 società in tutte le parti del mondo. Fin dall'inizio il cristianesimo ha sostenuto che la possessione derivi dal diavolo, cioè Satana o Azazel e i suoi demoni minori. Nella battaglia tra Satana e il cielo si crede che Satana si impegni in attacchi spirituali, inclusa la possessione demoniaca, contro gli esseri umani mediante l'uso di poteri sovrannaturali per danneggiarli fisicamente o psicologicamente. La preghiera per la liberazione, le benedizioni sulla casa o sul corpo dell'uomo o della donna, i sacramenti e gli esorcismi sono generalmente usati per scacciare il demone, e la pratica dell'esorcismo è usata in ogni religione, in ogni cultura, di ogni epoca. E vuoi sapere un segreto? Non si sa come, non si sa perché, funziona.
più che un noiosissimo discorso storico relativo alle possessioni bibliche, ci tengo a dare un contributo, un semplice pensiero New Age per quanto riguarda le possessioni demoniache. Terza legge di Clark: qualunque tecnologia sufficientemente avanzata è indistinguibile dalla magia. Ora, la prima ipotesi che mi sento di fornire è questa: e se fosse tecnologia? Esatto, immaginati una sorta di stazione di controllo orbitale capace di interagire con il cervello degli esseri umani. Seconda ipotesi: e se si trattasse di capacità psichiche da parte di qualche essere su altri pianeti? E se si trattasse di capacità psichiche relative al comportamento di esseri che abitano un'altra dimensione, un'altra realtà? Ebbene, anche se queste ipotesi darebbero tutta una serie di risposte in merito a chi sono davvero i demoni, quindi esseri extradimensionali o alieni, e in merito a tutta una serie di enigmi ancestrali, ahimè, bisogna essere onesti, presentano svariati problemi. Xenoglossia. E quindi l'impossessato che parla lingue antiche, morte e sconosciute, ma comunque del pianeta Terra, e spesso correlate alla storia della Bibbia. Lingue bibliche che in nessun modo avrebbe potuto conoscere. E le ipotesi New Age non rispondono ancora a determinati quesiti. Perché si identificano questi demoni durante l'esorcismo come entità nominate più e più volte nella Bibbia stessa, con il nome proprio dei demoni biblici? Sono talmente avanti che assecondano quindi le nostre credenze, un grande inganno, magari esseri extradimensionali che però, conoscendo il grado di avanzamento di coscienza di cui siamo in possesso, ci dicono ciò che possiamo capire, si identificano sfruttando la religione più praticata sul pianeta Terra, e se è tutto un inganno correlato alle malattie mentali, perché l'esorcismo funziona? Un tale grado di suggestione religiosa inflitta, che poi attraverso l'esorcismo però riesce a stabilire la psiche dell'individuo, improbabile, visto che se si tratta di un grave malato mentale serve ben altro. E allora perché si guarisce l'impossessato con l'esorcismo? E a questo punto nemmeno l'ipotesi dell'inganno da parte di questi esseri regge. E sai perché? Nemmeno il fatto di assecondare le nostre credenze spacciandosi per chi non sono regge, perché come diceva anche padre Amort, la scelta migliore per queste entità è fare in modo che l'individuo non si accorga mai di essere posseduto, così da mettere radici. Nei casi in cui se ne accorge è perché o la situazione è talmente grave da emergere o perché in qualche modo è venuta fuori spiritualmente la cosa, e a quel punto chi di dovere è in grado di dargli lo sfratto e quindi non vuole essere scoperto. Ma a questo punto, avendo molti casi in merito ai quali fare riferimento, né l'ipotesi New Age né l'ipotesi dell'inganno regge, e a questo punto, e se i demoni biblici fossero essi stessi esseri extradimensionali che hanno un concetto di bene e male totalmente deviato da quello che ha la razza umana, e se le antiche scritture, partendo dai Sumeri, passando dai Cananei, arrivando al cristianesimo, siano di fatti riuscite a identificare tutta una serie di esseri extradimensionali? La dottrina cattolica romana afferma che gli angeli sono esseri spirituali incorporei con intelligenza e volontà, mentre gli angeli caduti, che poi, pensaci, no? Caduti da dove? Ma ovviamente dal cielo, non dallo spazio, ecco. Gli angeli caduti o demoni sono in grado di possedere demonicamente gli individui all'insaputa o addirittura al consenso della vittima, lasciandoli moralmente danneggiati. E sulla base di determinate culture rituali è possibile aprire quelli che, secondo i demonologi, che studiano in maniera davvero storica ed approfondita, con senso critico, questa branca del sapere, sarebbero dei portali. Te, quando fai le sedute spiritiche o giochi con cose con cui non devi giocare, è come se tu, a livello spirituale universale, dessi un consenso, capito? E da questo discorso si slitta invece da demoni e possessioni, da storia e demonologia, a rituali e credenze, che magari, chissà, approfondirò in un altro video. Ecco. Facciamo così: se questo video raggiunge un buon numero di like, metterò in piedi un video in merito ai riti più pericolosi da non praticare assolutamente. Se ti piacciono questi temi e vuoi un approfondimento in merito ai 10 riti più pericolosi di sempre, lascia like adesso. Personalmente, cari amici, sapete in tutta franchezza cos'è che mi rassicura? L'esistenza stessa del male mi rassicura, perché se da una parte è possibile affermare che esistono i demoni, e allora dall'altra devono per forza di cose
esistere anche gli angeli. O, insomma, chiamali come vuoi, non figure contrapposte che anzi ci tutelano a livello spirituale. Dal voodoo haitiano all'Africa nera che detiene la magia più pericolosa del pianeta Terra, dall'Umbanda, che sarebbe un concetto religioso culturale afro-brasiliano, allo spiritismo giapponese, in ogni parte del mondo ci sono storie di posseduti ed esorcismi, e ti assicuro che proprio a livello di studi antropologici non può essere assolutamente un caso. Non esiste che una civiltà, che più civiltà che non si sono mai incontrate, condividano le stesse identiche credenze religiose. A quanto pare, signori, non so cosa, ma qualcosa deve esserci. Per oggi è tutto, signori. Mi raccomando, se il video ti è piaciuto, aiuta nel posizionamento su YouTube lasciando un like, e se sei nuovo e ti interessa i temi che affronto, iscriviti al canale. Io vi voglio bene, vi abbraccio fortissimo, vi ringrazio per essere stati con me, e noi ci vediamo presto, molto presto, nel prossimo episodio. Adieu!